Buongiorno gentili spettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Come Don Chisciotte incontra. Oggi è con noi il professor Carlo Iannello. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Il professor Carlo Iannello, costituzionalista, docente di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, è già nostro ospite l'anno scorso in uno degli appuntamenti di Come Don Chisciotte incontra. Oggi con lei analizziamo quella che è stata la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nelle tre sentenze del 9 febbraio, pubblicate, diciamo, integralmente il 9 febbraio. L'avevamo promesso ai nostri spettatori che avremmo, attraverso le nostre conoscenze, le nostre amicizie con il mondo della giurisprudenza, fatto questa puntata. Abbiamo deciso di attendere un po' anche per evitare giudizi a caldo e adesso eccoci qui. Il 9 febbraio la Corte Costituzionale ha pubblicato integralmente le tre sentenze, dopo una sfiancante attesa durata oltre 2 mesi. E allora partiamo subito con una domanda semplice. Professor Iannello, si aspettava questa presa di posizione e che in che prospettiva va inquadrata? Allora, diciamo che tendenzialmente la Corte Costituzionale ha un orientamento conservativo della legislazione vigente. In che senso? Mi spiego. Da un lato evita di sovrapporre le sue decisioni a quelle del legislatore, quindi dando spazio per quanto possibile alla discrezionalità del legislatore, dall'altro non si può non riconoscere che la Corte Costituzionale si faccia carico anche degli effetti che le sue decisioni hanno sulla finanza pubblica. Quindi lo dico, come dire, in maniera molto semplice, immaginatevi una decisione di annullamento della legge che ha imposto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario per il SARS-CoV-2, quante richieste risarcitorie, non soltanto di reintegro delle retribuzioni mancate, ma quante richieste di risarcimenti di danni patiti avrebbe prodotto nei confronti delle casse dello Stato. Quindi, tutto sommato, è una sentenza che, mi aspettavo. E ricordiamo che la Corte Costituzionale ha emesso tre sentenze riguardanti appunto il profilo di legittimità o meno dell'obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 e nella sentenza 14 e 15 ha dichiarato non fondata la questione sollevata, mentre nella sentenza 16 l'ha definita inammissibile. Allora partiamo proprio da quest'ultima, professor Iannello, dalla numero 16. Perché la Corte Costituzionale si è pronunciata in tal senso? Allora, qua, la Corte Costituzionale ha rilevato un errore, possiamo chiamare procedurale, perché la questione sollevata dal Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia era la seguente: una questione che riguardava una psicologa che esercitava terapie psicologiche da remoto, quindi smart working, con clienti addirittura oltreoceano, erano americani o canadesi. Lei non era vaccinata e l'ordine degli psicologi sospende la psicologa, alla quale viene quindi impedito anche l'esercizio dell'attività in smart working. La psicologa impugna davanti al Tribunale Amministrativo la sospensione che l'ordine fa, e la Corte Costituzionale dice la questione non era di competenza del giudice amministrativo, quindi non doveva impugnare l'atto al Tribunale Amministrativo, l'atto di sospensione al Tribunale Amministrativo regionale, sarebbe dovuto andare dal giudice ordinario. Quindi due cose si possono dire. Innanzitutto la questione rimane aperta perché potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario al quale la psicologa si potrà rivolgere, che la questione rimane aperta non solo per la psicologa, ma per tutti coloro che si trovano in situazioni uguali o simili, perché potranno proporre questioni simili al giudice ordinario nel termine lungo di prescrizione dei diritti e non breve di decadenza dall'impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo. Quindi si è aperta e c'è la ragionevole ipotesi che i ricorsi si moltiplicano, e ovviamente bisogna anche tenere presente che la questione posta dal Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia aveva una grossa ragionevolezza, cioè la
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dubitava della ragionevolezza della legge che impediva ad una persona di svolgere il proprio lavoro indipendentemente dalla circostanza che quel lavoro non ponesse in alcun modo a rischio il paziente, perché la conversazione che la psicologa faceva era online, era in smart working. Quindi la questione è aperta e la questione è seria. Assolutamente, quindi possiamo dire che tutti i professionisti che rientrano in questa fattispecie possono adire al giudice ordinario per vedersi riconosciuti i propri diritti, o quantomeno per riproporre la questione. Passiamo ora ad analizzare invece la sentenza numero 15, nella quale la Corte si pronunciava sulle questioni di legittimità sollevate dai tribunali di Brescia, Catania e Padova. In questo caso la Consulta ha stabilito che non è stato ragionevole non assegnare l'assegno alimentare, ma addirittura è stato ragionevole evitare che venissero date altre mansioni ai professionisti, proprio per evitare qualsiasi forma di rapporto con il pubblico durante le ore lavorative. E, professor Iannello, come legge questa decisione e come può un organo di tutela del patto sociale, come la Consulta, stabilire che è giusto non dare l'assegno alimentare? Allora, la decisione oggettivamente è una decisione molto fredda, dura, proprio per la questione che sollevava lei, perché la retribuzione o la sostituzione, l'assegno alimentare, garantiscono la sussistenza del lavoratore, la vita dignitosa, la retribuzione, meno la sussistenza, l'assegno alimentare. Che cosa dice questa sentenza del giudice costituzionale? Fa due premesse che possono essere condivise, e cioè esiste un diritto di autodeterminazione individuale in virtù del quale il lavoratore rifiuta la vaccinazione. Dopodiché la sospensione non ha una natura sanzionatoria e quindi non è, come dire, non è discriminatoria nei confronti del lavoratore. Tuttavia, che cosa dice? L'assegno alimentare non va erogato. Cioè non è che dice l'assegno alimentare non va erogato. Dice la questione relativa all'assegno alimentare è stata posta in maniera errata. Perché? Perché normalmente l'assegno alimentare viene attribuito dal datore di lavoro al lavoratore anche quando il lavoratore viene colto in un procedimento disciplinare, in un procedimento penale, quindi anche per situazioni gravi, ma a fronte di una scelta del datore di lavoro. Cioè il datore di lavoro dice, vabbè, io cautelativamente ti sospendo, ti lascio a casa, però almeno ti do l'assegno alimentare. Adesso dice la Corte Costituzionale, il caso non è paragonabile. Perché non è paragonabile? Perché in questo caso la sospensione è un effetto automatico della legge, non è un effetto che dipende da una scelta del datore di lavoro. Allora possiamo evidenziare, come dire, un'assenza e alcune contraddizioni. Parto dalle contraddizioni. È contraddittorio dire esiste un diritto di autodeterminazione individuale, la sospensione non ha natura sanzionatoria, la scelta del lavoratore di non vaccinarsi è legittima, sono proprio le ultime parole, una scelta legittima del lavoratore, e però il lavoratore poi rimane, come dire, senza alcuna forma di sostentamento vitale. È chiaro che come dire, si può dire che non sia una sanzione, ma dal punto di vista di chi vive di stipendio, essere privati anche di un assegno alimentare è anche probabilmente in alcuni casi più grave della sanzione di privazione della libertà personale. Quindi c'è una contraddizione importante nel ragionamento. Dopodiché anche la mancata scelta, su cui la Corte Costituzionale non interviene, del ripescaggio del lavoratore, quindi è contraddittoria pure rispetto all'obiettivo che la legge voleva perseguire, cioè quello di far funzionare gli ospedali. Se il lavoratore viene completamente come dire, emarginato dal posto di lavoro e non viene utilizzato anche in mansioni che potrebbero essere di ausilio, di avallo, non in contatto con i pazienti, io vado a peggiorare il funzionamento del servizio sanitario, non certo a migliorarlo. Però in questa sentenza manca soprattutto una assenza, cioè è chiaro che la Corte Costituzionale dice io non posso sostituirmi al legislatore, quindi non posso dire
su chi grava quest'obbligo, non posso accollarlo al datore di lavoro, è il legislatore che deve fare una scelta per accollare l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare al datore di lavoro, all'erario pubblico, lo deve scegliere discrezionalmente il legislatore. Su questa statuizione la Corte Costituzionale può essere compresa, ma manca almeno un monito, cioè spesso la Corte Costituzionale dice: io non ho la possibilità di intervenire nella questione perché appartiene alla discrezionalità del legislatore, ma ci avrebbe potuto dire, però in una Repubblica fondata sul lavoro, fondata sulla dignità umana, in cui la retribuzione garantisce la dignità del lavoratore, come sancito dall'articolo 36, dall'articolo 1, dall'articolo 4, eccetera, un monito al legislatore: la prossima volta prevedi che vi sia un assegno alimentare, a maggior ragione perché la Corte Costituzionale stessa afferma che questa scelta di non vaccinarsi è esercizio di un diritto fondamentale del lavoratore, il diritto di autodeterminazione terapeutica, è una scelta legittima del lavoratore stesso. Quindi una sentenza dura, una sentenza che fa un ragionamento in chiave privatistica e una sentenza in cui perlomeno manca un monito al legislatore per il futuro. Ecco, quindi il legislatore potrebbe agire nuovamente allo stesso modo per quanto riguarda questa fattispecie, quindi persone potrebbero vedersi negare l'assegno alimentare se in futuro dovesse verificarsi un evento simile a quello passato. Diciamo che il legislatore non è che è vincolato a, come dire, non è che c'è un vincolo su questo. La Corte Costituzionale non ha espresso il monito, ma ha espresso dei principi che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione, e cioè non era la Corte Costituzionale a poter dire su chi gravava questo obbligo, ma il legislatore deve non può che prendere atto che la scelta di non vaccinarsi è un diritto fondamentale di autodeterminazione terapeutica, una scelta legittima, e quindi come dire, in una eventuale riproposizione di una normativa di questo tipo dovrebbe essere presa in considerazione, ma a contrario, pure in assenza del monito. E noi diciamo ce lo auguriamo. Professore, io mi auguro personalmente che non ci sia più una fase di confusione come quella che abbiamo vissuto, in cui non si sapeva, come dire, la mattina si diceva una cosa e la sera se ne diceva un'altra. Ricordo la questione AstraZeneca, che venne dato prima a coloro che avevano meno di 50 anni perché era stato sperimentato per coloro che avevano meno di 50 anni. Poi si comprese che c'era un problema e quindi venne dato per coloro che avevano più di 60 anni. Poi si capì che c'era un altro problema e quindi poi non venne dato più a nessuno. E intanto le persone che si erano vaccinate con l'AstraZeneca non sapevano più come si dovevano vaccinare, perché non esisteva un protocollo di sperimentazione, sebbene accelerato, che prevedeva la sperimentazione, come dire, la vaccinazione con due vaccini diversi. E allora, come dire, questa confusione, frutto, come dire, di contingenze di fatto, dovrebbe non tornare più. E cioè l'esperienza ci dovrebbe insegnare che nel periodo di emergenza vale una maggiore cautela che nell'ordinario, non una minore cautela, altrimenti si fanno dei danni che sono completamente irreparabili. Assolutamente, e credo che di questo parleremo anche nella prossima sentenza che analizzeremo, perché lei nell'intervista che ci rilasciò prima dell'estate ci mise in guardia dall'ordinanza di rimessione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, poiché secondo il giudice siciliano uno dei parametri che potevano giustificare l'imposizione di un obbligo vaccinale era la diminuzione dei pazienti in terapia intensiva, e la Consulta si è occupata della questione nella sentenza numero 14. Allora, qual è stata la posizione assunta dalla Corte al riguardo? Allora, diciamo che il Consiglio... Io nel 2022, nell'estate 2022, mi sono sentito, come dire, in dovere di scrivere un libro per criticare l'ordinanza che il Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Siciliana aveva proposto alla Corte Costituzionale. Adesso io di impostazione sono di impostazione liberale, quindi ritengo, come dire, che la scelta migliore in questi casi sia quello della libertà di cura, quindi di una politica di vaccinazioni raccomandata, soltanto raccomandata, ma non resa obbligatoria, come peraltro accade in tanti altri ordinamenti che sono di matrice liberal-democratica, come accade in Spagna, come accade nei paesi scandinavi. Tantissimi ordinamenti non prevedono proprio l'istituto dell'obbligo vaccinale.
Quindi, come dire, leggendo questa ordinanza mi rendo conto che questa ordinanza, come dire, fa acqua da tutte le parti. Perché fa acqua da tutte le parti? Questa ordinanza si basava su una parte come dire, di censura alla legge e su una parte di giustificazione dell'obbligo vaccinale. La parte di giustificazione dell'obbligo vaccinale però era abnorme. Perché? Come si giustifica l'obbligo vaccinale? L'obbligo vaccinale si giustifica per il principio solidaristico. Io mi vaccino perché devo proteggere chi non si può vaccinare per ragioni mediche. Quindi c'è una evidente, chiara, lampante a chiunque ragione di solidarietà. Perché mi devo vaccinare? Perché se non mi vaccino trasmetto il virus a chi non può per ragioni mediche vaccinarsi. Questa è la ragionevolezza, la ratio. Questo è il fondamento, il principio solidaristico. Anche l'ipotesi in cui io poi non posso, come dire, andare in un determinato luogo della vita sociale è retto dal principio solidaristico. Perché non puoi andare nel determinato luogo della vita sociale se non adempi l'obbligo di vaccinazione? Perché potresti trasmettere il virus al fragile, a chi non può vaccinarsi per ragioni mediche. Questa è una ragionevolezza, è una razionalità classica, liberal-democratica, di tutti gli ordinamenti, anche del nostro, che all'articolo 32 prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. Ebbene, che cosa fa il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana? Dice molto semplicemente: io prendo atto che la vaccinazione per il SARS-CoV-2, con i vaccini che noi utilizzavamo a quel tempo, non ha un effetto epidemiologico, cioè non incide sul contagio e sulla trasmissione del virus. Ebbene, a questo punto, per sostenere l'incostituzionalità della legge, ci si doveva fermare, poiché il vaccino non incide sulla trasmissione, sul contagio e sulla trasmissione del virus, non ha nessun effetto di carattere epidemiologico, non rappresenta una politica di tutela della salute pubblica, quindi contrasta con la ratio dell'articolo 32 della Costituzione. E invece no, come dire, colpo di scena, è il giudice che vuole censurare la legge che dice no, però c'è ugualmente una tutela della salute pubblica anche da questo vaccino, nonostante questo vaccino non blocchi nel contagio e la trasmissione. E dove si ritrova? Nella circostanza che queste vaccinazioni riducevano i casi di malattia grave. Riducendo i casi di malattia grave, riducevano l'afflusso delle persone in ospedale per curarsi, di modo che si lasciavano, come dire, i reparti più o meno liberi per curare i pazienti che avevano altri tipi di patologie. Ebbene, questo non è un effetto di tutela della salute pubblica, questo non è un effetto epidemiologico, questo dipende da tante circostanze, dipende anche dal fatto che noi disinvestiamo nella sanità. Accettare una razionalità di questo tipo avrebbe determinato lo stravolgimento completo dell'articolo 32 della Costituzione, tant'è vero che il mio libro lo titolo Interpretatio abroganza dell'articolo 32 della Costituzione, cioè avevo segnato una linea rossa in questo libro. Se si accetta questa parte della motivazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, si interpreta in via abrogativa l'articolo 32, perché basta, come dire, perché qualsiasi farmaco per essere somministrato, per essere autorizzato, deve dimostrare un'efficacia, e quindi qualsiasi farmaco potrebbe in ipotesi essere, come dire, imposto come obbligatorio. Ebbene, questa motivazione, per fortuna, la Corte Costituzionale non la prende minimamente in considerazione. Ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in cosa aveva censurato la legge? Aveva detto: guardate, se poiché il vaccino ha degli effetti avversi che vanno oltre la normale tollerabilità, questa vaccinazione è incostituzionale, perché il vaccino può avere degli effetti avversi che vanno oltre la normale tollerabilità, ma soltanto in maniera imprevedibile, soltanto per caso fortuito. Ebbene, questa argomentazione è un'argomentazione che possiamo condividere certamente, ma è un'argomentazione che contrasta con la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale, che la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale, quella che spesso noi citiamo, la sentenza del 90, la sentenza del 96, sono delle sentenze che intervengono sui danni da vaccino, cioè soprattutto sulla vaccinazione antipolio. Ci sono una mamma di un bambino che si è
che si è preso la poliomielite dal bambino e quindi che la cui questione arriva in Corte Costituzionale, è un bambino che si è preso la poliomielite, e la Corte Costituzionale dice, lo dice in maniera chiara nella sentenza 118 del 96, che noi spesso ci citiamo, la vaccinazione antipoliomielitica comporta infatti un rischio di contagio prevedibile in astratto perché statisticamente elevato. Quindi l'idea è quindi come potesse il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana immaginare che questa questione così come posta potesse essere accolta dalla Corte Costituzionale, per me, come dire, io non lo riesco a comprendere. Riesco solo a comprendere che aveva posto una parte della motivazione, come dire, che avrebbe potuto avere l'effetto di stravolgere completamente la ratio dell'articolo 32, e come dire, dico, per fortuna la Corte Costituzionale, la sentenza 14, che è la sentenza che ha risposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, questa parte, la motivazione, come dire, non la prende proprio in considerazione. Perché? Che cosa ci dice? Ci dice che la politica vaccinale, per essere costituzionalmente legittima, deve tendere alla, come dire, ad un effetto di tutela della salute pubblica, che è quello epidemiologico, cioè prevenire il contagio. E come fa a difendere questa legge che in realtà che prevede l'obbligo di un vaccino che non blocca il contagio, dicendo, beh, il legislatore a febbraio, marzo, aprile 2021 aveva dei dati prodotti dalle autorità che si occupano della salute pubblica, in base a quei dati del febbraio, marzo, aprile 2021 ha imposto l'obbligo perché riteneva di poter bloccare il contagio, e quindi è una scelta non irragionevole e non sproporzionata, perché i dati che aveva sul tavolo, ripeto, febbraio, marzo, aprile 2021, erano dei dati che facevano ipotizzare che questo vaccino per il SARS-CoV-2 potesse, come dire, avere un effetto di blocco della trasmissione. Ovviamente, poi dopodiché dice una cosa anche più interessante il giudice costituzionale, e dice, guardate che la circostanza che il decreto legge 162 abbia abrogato e quindi ammesso, riammesso anticipatamente i lavoratori della sanità nei reparti, è un elemento che ci aiuta a argomentare sulla legittimità costituzionale della legge. Voglio trovarvi il passaggio. Questa è la sentenza 14. Vabbè, adesso me l'ero anche appuntato. Ecco, eccolo qui. La genetica e originaria transitorietà della disciplina sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa, e quindi che questa infine sia stata revocata incide sulla legittimità costituzionale della normativa. Siffatta anticipazione, parla proprio il decreto legge 162, come dire, ci aiuta a sostenere la legittimità costituzionale della normativa. Una motivazione ben singolare. In realtà, perché dice questo la Corte Costituzionale? Perché la Avvocatura dello Stato ci tiene a dire al giudice, guarda caro giudice, che il governo ha adottato un decreto con il quale ha abrogato la normativa che che è sottoposta al tuo esame. Normalmente il giudice costituzionale dovrebbe sapere il diritto vigente. Perché in questo modo come dire, la Corte Costituzionale è stata tolta dall'imbarazzo di verificare la situazione di fatto con i dati di oggi, cioè poiché non era più vigente l'obbligo, poiché quell'obbligo non coartava più nessun diritto in quel momento in cui la Corte Costituzionale stava decidendo, la Corte Costituzionale, come dire, può tirare un sospiro di sollievo e dire, vabbè, io giudico facendo valere i dati, facendo valere una non irragionevolezza del comportamento del legislatore secondo i dati del febbraio, marzo, aprile 2021. Se avesse avuto di fronte a sé un obbligo vigente, non avrebbe potuto esimersi dalla necessità di verificare con i suoi occhi che quel
come dire, che l'effetto epidemiologico di quel vaccino non c'è, come del resto si riassume chiaramente a contrario, leggendo perché la Corte Costituzionale dice mai il decreto legge 44 è legittimo perché il vaccino blocca il contagio. Dice la legge 44 è legittima perché il legislatore riteneva che con i dati in quel momento disponibili potesse bloccare il contagio. C'è una bella differenza nell'argomentazione. Chiarissimo, chiarissimo, professore. Noi abbiamo intitolato questa puntata, questa intervista, con una domanda, diciamo, un po' provocatoria: poteva andarci peggio, proprio in riferimento a questo assist, tra virgolette, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia aveva fatto alla Corte Costituzionale rispetto all'obbligatorietà, perché diminuivano i casi in terapia intensiva, e invece fortunatamente ce l'ho. Non solo i casi in terapia intensiva, tutte le malattie gravi che richiedevano ospedalizzazione. Esattamente, e invece, diciamo, fortunatamente questa interpretazione distruttiva, abrogans, come dice lei, dell'articolo 32 della Costituzione non c'è stata. Lei poi giustamente ha detto che la Corte ha giustificato l'operato del legislatore riferendosi appunto ai dati che il legislatore aveva al momento dell'imposizione dell'obbligo vaccinare, ma in fin dei conti giustificandolo non ha legittimato l'obbligo, giusto? Appunto, guardi che questa idea che io ho veicolato in questa trasmissione non è estranea a quello che pensano i miei colleghi. C'è su Radio Radicale un convegno svoltosi su questo tema il 13 marzo 2023, quindi lo possono vedere tutti, e una stimatissima collega di diritto costituzionale, che è Marisa D'Amico, al minuto 5 dice proprio queste parole: la Corte Costituzionale, virgolette, assolvendo il legislatore. Cioè l'idea che la Corte Costituzionale, più che valutare la legittimità della legge oggi, abbia assolto il legislatore, o diciamolo in termini meno duri, abbia giustificato l'operato del legislatore all'aprile 2021, è passato, come dire, da cui è evidente che si cerca di giustificare l'operato del legislatore rispetto a una realtà in cui quei dati scientifici non hanno più nessuna evidenza, sotto gli occhi di chiunque, che il vaccinato si può contagiare e trasmettere il virus. Intere famiglie di vaccinati si sono contagiati, basta dire questo, non è che ci vuole lo scienziato con l'ampolla che dice no, il vaccino si trasmette il virus, no, lo sanno, tutte quattro persone in famiglia si contagiano tutte e quattro, è chiaro che il vaccinato si contagia e trasmette il virus agli altri sono vaccinati, non ci vuole. E quindi tutta l'argomentazione della sentenza 14 è volta a dire: a quel tempo il legislatore non ha adottato una scelta irragionevole perché riteneva di poter fare in questo modo, però che fa? Ci salva la razionalità dell'obbligo vaccinale, cioè dice l'obbligo vaccinale si può fare nella misura in cui agisce il principio solidaristico, cioè se tu con quell'obbligo realizzi una politica di tutela della salute pubblica che ha un effetto di blocco della trasmissione del contagio. A questo punto è ragionevole l'obbligo e il principio solidaristico ha senso, che io mi vaccino per non trasmettere ad un altro. Ed è una cosa importante, a mio giudizio, che la Corte Costituzionale abbia detto questo, così come è importante che la Corte Costituzionale non abbia ripreso nella motivazione un passaggio infelice di una sentenza del Consiglio di Stato del 2021, che tra l'altro era invece ripreso dal giudice amministrativo della regione siciliana nell'ordinanza del 2022, e cioè quello in cui dice, lo devo avere appuntato, eccolo qua, quello in cui il giudice del Consiglio di Stato dice che in fase emergenziale il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario, è per così dire controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o addirittura imporre l'utilizzo di terapie che, sia pur sulla base di dati non completi, come nella procedura di autorizzazione condizionata, assicurano più benefici che rischi. Allora, questo adesso è qualcosa che ha detto il Consiglio di Stato, che il Consiglio di Giustizia e Amministrativo della Regione Sicilia ripete, che per fortuna la Corte Costituzionale non ripete in nessuna parte,
della motivazione, ma ascoltare che un principio di prudenza agisce in modo contrario significa legittimare il principio di imprudenza, cioè significa qualcosa che va al di là di qualsiasi buonsenso, di qualsiasi logica. E poi vorrei sempre chiedere a, come dire, a qualcuno che mi spieghi come si fa, in base a dati non completi, ad avere una valutazione del rischio-beneficio. Se i dati non sono completi, non sono completi, la valutazione rischio-beneficio non si può fare. Quindi noi abbiamo avuto un periodo emergenziale in cui, da un lato, abbiamo detto il principio di precauzione si trasforma in principio che opera in senso contrario. Il principio solidaristico, che è la base, che è il fondamento, che è l'architrave dell'obbligazione vaccinale, diventa un principio che si trasforma al suo contrario, perché se io obbligo Tizio a non a vaccinarsi e in mancanza della vaccinazione a non andare a lavorare, a non entrare in un ristorante, a non andare a un cinema, a non andare a un teatro, io lo faccio diventare un principio di discriminazione nel momento in cui anche Tizio che è sempronio vaccinati, che vanno a cinema, vanno a lavorare, vanno a teatro, possono trasmettere il virus al fragile. Quindi abbiamo assistito ad un periodo che io veramente spero non ritorni più. Spero che non ritornino più emergenze, come ce lo auguriamo tutti quanti noi, ma spero che se dovessero ritornare emergenze noi prendiamo, come dire, a profitto tutto quello che è accaduto, e quindi siamo cauti nella valutazione. Il principio di precauzione opera a maggior ragione nel periodo emergenziale. Se c'è un terremoto, io per scappare di casa devo essere più prudente di quando esco normalmente, perché mi può cadere un balcone in testa. Normalmente io non temo che mi cada un balcone in testa. Nel periodo emergenziale il buon senso ci dice che bisogna essere ancora più prudenti, e quindi il principio di precauzione opera proprio ancora di più, a maggior ragione, nel periodo emergenziale. E chiaramente ce l'auguriamo anche noi, anzi sottoscrivo tutto ciò che ha detto. È fondamentale che il principio di precauzione valga soprattutto nei momenti emergenziali. E purtroppo però, diciamo, come i nostri spettatori sanno, abbiamo ospitato anche persone, soprattutto nella trasmissione Sancio con Marco Pizzuti, durante la quale abbiamo analizzato come la possibilità di nuove pandemie in futuro sia molto elevata. Anzi, sono personaggi, diciamo, famosi a livello internazionale, che hanno definito questo il secolo delle pandemie. E allora, a tal proposito, professore, le chiedo, dato, diciamo, tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in questi due anni anche dal punto di vista giurisprudenziale, è possibile che nel caso in cui in futuro si verifichi una nuova pandemia il legislatore non agisca come ha agito negli ultimi due anni, quindi anche approvando in via emergenziale dei vaccini e poi obbligando la popolazione a inocularseli? Allora io, come dire, auspico che non ci siano più pandemie, come abbiamo detto prima. È chiaro che se ci dovessimo ritrovare di fronte a una situazione emergenziale, dovremmo far tesoro di quello che abbiamo vissuto in questi anni. E cioè, come abbiamo detto, la Corte Costituzionale ha giustificato l'operato del legislatore riferendo i dati delle autorità di settore del febbraio, marzo, aprile 2021. È chiaro che qualcuno si potrà pure domandare come mai le autorità di settore auspicavano che questo vaccino bloccasse la trasmissione del virus nel momento in cui aveva un'autorizzazione dell'AIFA questo vaccino per la prevenzione della malattia, e come mai le autorità di settore auspicassero questo effetto nonostante che alcuni scienziati, quindi una parte della comunità scientifica, riteneva che questo effetto non si realizzava con quei vaccini, ma nonostante in cui anche una parte del governo lo diceva in maniera chiara. Io ricordo una trasmissione di Vespa, di Bruno Vespa, del marzo 2021, quindi poco prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, in cui il ministro Giovannini dice: guardate, ma noi stiamo vaccinando, ma non crediate che se ci vacciniamo è bloccato la possibilità di trasmissione del contagio. E Bruno Vespa dice: ma allora stiamo scherzando, cioè salta dalla sedia. E il ministro Giovannini dice: no, non stiamo scherzando, stiamo facendo quello che bisogna fare, ma questi sono i dati che noi abbiamo registrati scientifici. Quindi una parte del governo lo sapeva,
Il foglio illustrativo del bugiardino dei vaccini lo dicevano. L'autorizzazione dell'AIFA per questi vaccini prendeva in conto la circostanza che questi vaccini impedivano la malattia da Covid-19, e poi tutta la politica emergenziale è stata, impostata, tutta la politica di obbligo vaccinale è stata impostata sul presupposto che questi vaccini bloccassero la trasmissione o influissero in maniera rilevante sulla trasmissione. Addirittura dice sempre il Consiglio di Stato nella sentenza del 2021 che abbiamo citato, che addirittura gli studi internazionali, la posizione della comunità scientifica internazionale alla luce delle ricerche più recenti è nel senso che la fase di eliminazione virale nasofaringea nel gruppo dei vaccinati è tanto breve da apparire quasi impercettibile, con sostanziale esclusione di qualsivoglia patogenicità nei vaccinati. Allora, che queste informazioni siano state veicolate come, le verità assolute, quando, bastava ascoltare il ministro Giovannini da Vespa o leggere il foglio illustrativo del vaccino per capire che almeno qualche dubbio era legittimo porselo, ci dovrebbe far spostare il problema dall'attività del legislatore, dall'attività della Corte Costituzionale all'attività delle istituzioni che si occupano di salute pubblica. Anche con i dati che stanno emergendo, qualche problema sulla loro indipendenza ce lo si potrà pur porre. Se noi parliamo del fenomeno nelle telecomunicazioni, dell'energia, in tutti i settori di servizio pubblico liberalizzati, dove c'è un'autorità di settore che governa il settore, del problema e della ipotesi di cattura del regolatore, cioè poiché ci stanno dei soggetti, dei player economici molto importanti, molto forti, potrebbero far fare al regolatore quello che vogliono loro e non quello che è bene che il regolatore faccia. Ci possiamo porre e cercare di impedire che si verificano catture del regolatore in tutti questi settori, non soltanto nei servizi pubblici privatizzati, ma in generale in tutto il funzionamento delle autorità di regolazione, comprese quelle che si occupano dell'autorizzazione dei farmaci? Ci possiamo porre questo problema per il futuro? Questa dovrebbe essere, l'esperienza che dovremmo trarre da questo periodo che abbiamo vissuto, anche questa, non soltanto questa, ma anche questa. Ovviamente di ciò se ne dovrebbe occupare il legislatore, nel senso il legislatore dovrebbe trovare un modo per rendere queste autorità maggiormente indipendenti dalle pressioni, giusto? Certamente, maggiormente indipendenti dalle pressioni di ogni tipo, sia dalle pressioni della politica, perché se c'è un principio, di discrezionalità tecnica in questi ambiti, cioè che il decisore pubblico deve agire in base a delle evidenze scientifiche, non può indicare allo scienziato quali sono le evidenze scientifiche che gli servono, quindi sia di indipendenza dalle pressioni o dalle ingerenze politiche, sia indipendenza dalle pressioni delle ingerenze industriali, imprenditoriali. Le case farmaceutiche sono dei colossi imprenditoriali, non è che ce lo possiamo negare. Se uno va a prendere la storia della Pfizer su Wikipedia, capisce come agiscono in alcuni casi le case farmaceutiche al fine di aumentare il fatturato. Questa, sono precauzioni che dovrebbero entrare nella legislazione vigente. Assolutamente. Professore, lei ha detto che la decisione del governo Meloni di anticipare la fine dell'obbligo vaccinale ha in qualche modo aiutato la Corte Costituzionale nel prendere la decisione appunto riguardo. Gli ha levato la necessità di doversi confrontare con i dati attuali, con le conoscenze scientifiche attuali come sono oramai emerse e chiare, e ha determinato la possibilità di decidere alla luce del dato del 2021, del febbraio, marzo, aprile 2021. Questo secondo lei è stato voluto o fortuito che il governo Meloni abbia preso questa scelta? Qua la prossima intervista la faccia al Presidente del Consiglio e ai ministri del governo Meloni e chiederà, perché io posso soltanto rilevare da lettore della giurisprudenza costituzionale che la Corte Costituzionale dice la circostanza che quella legge non c'è più e che quindi
oramai abrogate, il reintegro è stato anticipato, è uno degli elementi che mi consente di dire che questa legge è costituzionalmente legittima. La valuto, come dire, una interpretazione singolare nel senso che la prima volta che io la leggo, poi può darsi che ci saranno altri casi con una giurisprudenza costituzionale esaminata, ma a mia conoscenza la prima volta che l'abrogazione della legge conferma la legittimità della legge stessa, e quindi valuto, come dire, questa circostanza. Se poi quello che è accaduto lo deve chiedere agli attori del processo, io non sono attore del processo, io sono spettatore del processo. Giustamente. Professore, come detto a inizio intervista, abbiamo dovuto attendere a lungo, stranamente a lungo, oltre 2 mesi, per vedere pubblicate le sentenze integrali, quindi con la motivazione. E quali sono stati, secondo lei, i motivi che giustificano questa attesa? Allora, diciamo che c'erano le vacanze di Natale fra la decisione e l'emanazione della sentenza, quindi qualche giorno di pausa in più rispetto all'ordinario c'era. Però chiaramente che ci sia stato uno scontro forte in Corte Costituzionale a me pare un dato evidente. E lo potevamo già capire quando, come dire, una giornalista che era dipendente della Corte Costituzionale fino a poche settimane prima riprende una collaborazione con la stampa e sulla stampa, proprio il quotidiano La Stampa, scrive un articolo che si titola La destra e i vaccini tra inganni e disinganni. Quell'articolo è stato mal interpretato da qualcuno che dice no, vuole influenzare la Corte. No, è una giornalista, non è un ex presidente della Corte Costituzionale, quindi non influenza la Corte, ma ci dà il senso di una divisione, perché la destra e i vaccini tra inganni e disinganni, nell'articolo si cita un giudice costituzionale di provenienza, come dire, area centrodestra, quindi può darsi, come dire, potevamo già sospettare da quell'articolo che ci fosse una divisione nella Corte Costituzionale. Poi Massimo Villone, che è un giudice che è un professore emerito di diritto costituzionale ed è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato fra il 96 e il 2001, scritto un articolo sul Manifesto in cui dice rumor si riferiscono di forti tensioni in corte, ma poi la Sciarra ci ha tenuto a ribadire un'intervista che insolitamente viene rilasciata su una vicenda che è ancora in corso di elaborazione da parte della corte, che non c'è nessuna divisione nella corte. Alle volte le smentite possono pure confermare ciò che si vuole smentire. E poi Zanon, in questo convegno di cui vi ho parlato il 13 marzo 2021, come dire, lo dice chiaramente, in corte c'è stata, come dire, forte tensione su queste decisioni, e per questo probabilmente ci hanno messo 21 giorni per deciderlo. Ovviamente quello che a noi potrebbe interessare comprendere è se questa decisione è una decisione in cui le parti che hanno discusso hanno trovato in qualche modo un equilibrio, oppure c'è stata la prevalenza netta di una parte sull'altra. Se c'è stato, come verosimile ipotizzare, un equilibrio, l'equilibrio è stato proprio su quella linea rossa di cui dicevo prima, cioè non andiamo oltre la linea rossa, cioè non accogliamo l'interpretazione inedita e foriera di grossi problemi che ci dava il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, e assistiamoci nel difendere la ragionevolezza dell'obbligo vaccinale, cioè la politica di tutela della salute pubblica deve avere un effetto di epidemiologico, quindi di contrasto della diffusione del patogeno del virus. Professore, chiudiamo l'intervista parlando di 2 sentenze di questo mese di marzo. Una emessa dal Tribunale Militare di Napoli il 10 marzo dal dottor Andrea Cruciani e l'altra invece del 27 marzo, Tribunale di Firenze, dottoressa Susanna Zanda. E qual è il contenuto di queste sentenze e perché sono così importanti? No, le sentenze si segnalano perché in entrambi i casi il ragionamento rimane imperniato su quell'elemento di razionalità di cui abbiamo appena parlato, cioè l'obbligo intanto si legittima dal punto di vista costituzionale, l'obbligo vaccinale, in quanto si
quella politica sia una politica di tutela della salute pubblica, cioè abbia un effetto epidemiologico. Guardate, questo non è che lo dice il professor Iannello, questo lo dicono tutti coloro che sono occupati della questione, sempre, costantemente, dalla giurisprudenza CEDU alla giurisprudenza costituzionale, alla giurisprudenza amministrativa, agli autori come Panunzio che hanno scritto La voce delle cingolie Treccani, a Luigi Principato, a Marco Plutino, dico i primi nomi che mi vengono in mente, ma chiunque si è occupato della questione si è preso l'obbligo vaccinale se si fonda sulla solidarietà. La solidarietà significa che è collegata all'effetto di immunità di gregge, il vaccinato non deve trasmettere il virus. Se non c'è questo, non c'è il presupposto costituzionale dell'obbligo. Quindi, sia la sentenza del Tribunale di Firenze, sia la sentenza del Tribunale Militare di Napoli, in realtà rimangono ancorate a questa razionalità e non potrebbero che essere ancorate a questa razionalità. Soltanto si distingue la Corte Costituzionale perché che cosa dicono? Dicono un attimo, io ho la possibilità di vagliare criticamente i dati della scienza. Non è che esiste, come dire, lo scienziato ufficiale e lo scienziato dissidente. Esiste la scienza, che è un processo, come dire, articolato, democratico e plurale, ed io, rispetto ad una scienza che è divisa, ho la possibilità di valutare criticamente i dati scientifici. E il giudice militare di Napoli, così come il giudice di Firenze, dicono: questo vaccino non blocca il contagio, non blocca la trasmissione. Quindi vado alla decisione del tribunale di giudice militare di Napoli, dice un tenente che era stato accusato di un reato di forzata consegna perché era entrato in ufficio in caserma senza avere il Green Pass, non ha commesso nessun reato, non ha commesso il reato di forzata consegna, dice il giudice di Napoli. Perché? Perché il suo ingresso nella struttura non ha recato nessun pregiudizio al bene tutelato. Qual era il bene tutelato? La salute pubblica. Il suo ingresso non ha recato nessun pregiudizio al bene tutelato, o meglio, non ha recato nessun pregiudizio ulteriore al bene tutelato rispetto a quello che arrecavano tutti gli altri soggetti che erano già presenti in struttura. Quindi dice non c'è l'offensività del reato. Sulla base di quale presupposto lo dice? Sulla circostanza che, come dire, sulla base della quotidiana esperienza, fa entrare nel processo come fatto notorio il dato che questi vaccini SARS-CoV-2, che noi utilizziamo in Italia, due oramai, soltanto due, per ragioni geopolitiche, perché, come dire, se ci trovassimo in Cina o in India utilizzeremo degli altri vaccini fatti con tecnologie diverse, ma noi non abbiamo la possibilità di scegliere fra i 50 vaccini autorizzati dalle case. Dagli stati, fra gli oltre 20 vaccini autorizzati dall'OMS, ma abbiamo soltanto questi due vaccini perché abbiamo optato per acquistare soltanto per munirci soltanto di questi due vaccini. Dice questi due vaccini, quindi parla di quei due vaccini, non consentono il blocco della trasmissione. E quindi il tenente che entra in caserma pur senza Green Pass non attenta a nessun bene giuridico e non pone in pericolo, come dire, la salute di nessuno, quindi non commette nessun reato perché, per il principio di necessaria offensività dei reati. Cioè i reati devono necessariamente offendere un bene giuridico. Se non c'è offesa di bene giuridico, il reato non si commette. Questo è quello che dice il giudice, penale militare di Napoli, ed è più o meno la stessa cosa, cioè, più o meno la stessa cosa ce la dice il giudice di Firenze, il quale giudice di Firenze, tra l'altro, fa un'altra osservazione che io trovo, come dire, un importante elemento di riflessione. Dice: ma com'è possibile che l'obbligo sia stato, perché le aveva il giudice di Firenze aveva sottoposto a sé un caso di un soggetto che aveva fatto le due dosi e non era stato tanto bene, aveva preso il virus e non voleva farsi la terza dose. Dice: ma in base a quale evidenza scientifica il guarito dal Covid è obbligato a fare il vaccino? Dove sono le evidenze scientifiche in base alle quali si è prodotto l'obbligo della terza dose? Perché ricordiamocelo, il vaccino era autorizzato per due dosi. Quando si arriva alla terza dose, si arriva alla terza dose perché si prende atto che le due non bastano. Non è che si arriva alla terza dose perché il protocollo di sperimentazione per avere l'autorizzazione condizionata prevedeva ab origine tre dosi, no, prevedeva ab origine due dosi. Dopodiché si prende atto che le due dosi non bastano
E allora si dovrebbe prendere atto che forse c'è stata imprudenza, ma in quel periodo, come dire, invece di prendere atto che c'è stata imprudenza e di, come dire, fare una riflessione, addirittura si obbliga la terza dose, ma si obbliga la terza dose pure il guarito. Perché poi, come dire, bisogna, quando si fanno queste considerazioni, bisogna anche poi mettersi nella, nei panni di chi ha subito delle limitazioni. Limitazioni che a questo punto possiamo anche considerare discriminazioni. Lo studente che non ha potuto frequentare i corsi infermieristici di medicina che ha prodotto la sentenza 14, anche lui era guarito e non voleva sottoporsi alla vaccinazione perché è guarito. Dove, come dire, a questo punto possiamo ritenere che quelle sono state delle discriminazioni. Il caso specifico del guarito non è, come dire, della mancanza di dati scientifici per cui un soggetto guarito debba avere la somministrazione obbligatoria del vaccino, non è entrato nella motivazione dell'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana. Probabilmente, come dire, anche i giudici avrebbero potuto, come dire, argomentare in maniera diversa e in alcuni casi probabilmente meglio le loro ordinanze, sì da, come dire, sottoporre alla Corte Costituzionale, come dire, non delle ordinanze la cui decisione poteva sembrare scontata da chi conosceva la giurisprudenza precedente, ma delle ordinanze, come dire, che avrebbero potuto far riflettere i giudici costituzionali sull'opportunità di accoglierle. Assolutamente, assolutamente. Professore, la ringrazio di questa bellissima intervista dove è entrato nel merito delle tre sentenze, ci ha spiegato un po' perché poteva andare peggio e quali sono ovviamente i punti critici su cui riflettere per evitare gli stessi errori in futuro. Quindi grazie mille di essere stato nostro ospite. Grazie a voi per avermi invitato. E io ricordo ai nostri spettatori che possono trovare sul nostro sito YouTube, sul nostro canale YouTube e sul Rumble anche il documentario Invisibili, dove appunto si parla degli effetti collaterali di questi vaccini. Arrivederci a tutti. Il punto però è un altro. Il punto è che, come abbiamo sentito da Gianni Riotta, i paesi che riescono a partire prima sono i paesi che, sul piano economico, che hanno avuto campagne vaccinali. Certo. E su questo però, attenzione, perché anche in altri paesi non è che chi ha avuto il vaccino non possa trasmettere il virus. Questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire una volta tutti vaccinati il problema è risolto, anche perché sappiamo... No, questa, scusi, è una novità. Uno vaccinato può contagiare delle persone? Sì. Allora stiamo scherzando con facendo il vaccino? No, non stiamo scherzando. Stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare, ma sappiamo che la vaccinazione non impedisce completamente la trasmissione del virus. Tant'è vero che si parla anche del fatto che non sappiamo tecnicamente quanto durerà la vaccinazione. E questo è un altro discorso, però. Però per i mesi in cui durerà, non sappiamo ancora i quanti, siamo immuni per noi stessi e per gli altri. Poi ci diranno se dopo 8 mesi dobbiamo farne un altro. E anche in Italia stanno cominciando appunto a emergere, visto che la campagna è abbastanza recente. Non è completamente sicura una cosa del genere. E la ragione per cui questo cambia evidentemente la questione